completamento quasi della piegata, l'allineamento è ultimato. Andrea Savarese come starter questa serata, ottimo l'allineamento, ha problemi Olele Almar che si getta di galoppo prima dello stacco, e alla chiusura al largo Ottavia Fanna le prese con Osiride Dor. Il gemellino Ciccarelli scende lungo i birilli e comanda the operation. Gil Di Esolo parcheggia con il grattino e così si va al completamento del lancio. Osiride completa il lancio in 14.6. Osiride, quindi Ottawa Fan, Gil Di Esolo, Max Rood e poi gli altri. Si va al completamento dei 400 iniziali, 29.2 addirittura sul mio cronometro, un po' scatenata questa Osiride. Ora il bravo gemellino cerca di ridurre gli ardori di Osiride d'Or. Si va sulla seconda curva, 600 iniziali, 44.3 nollesima andatura Osiride d'Or, e mette in fila Indiana, almeno per il momento, chi segue la scatenata Osiride. Si va al completamento della piegata, in mezzo miglio in 1.1 ha tirato un po' i remi in barca, stiracchia alle redini lunghe questo Osiride, e si va a un chilometro piuttosto effervescente, passato in 1.14.5. Al largo si avventura Matteo Mabel. I cavalli affrontano la penultima curva, stentano per il momento i ritardatari a risalire la comitiva. Osiride, Ottawa Fan, Gil, 16.1 di tutto respiro impiegata. Si va ora sul penultimo rettilineo con Matteo Mabel che cerca di migliorarsi. E la cosa avviene con il buon Donadio. Frazione di fronte nell'ordine del 15.4 e Matteo aggancia Osiride d'Or. Lungo i birilli Ottawa Fan, Gil Di Esolo, poi gli altri. Curva finale, si va a completare il miglio. In 2-1 è un battito, riparte Osiride, ma essere sostenuta, si fa notare Lennox, servito a dovere per l'andatura eccelsa del leader. E viene via l'ex baffo d'oro, Lennox, va sui primi e sembra già prevalere Lennox. L'ex baffo si fa rispettare, guida come un professionista e non ha problemi e argina Max Rood. Per il terzo, sul traguardo, è ancora il 7 di Osiride. Io 2.31, meno qualcosa, alla finestra. Per tutto il percorso, l'ex baffo d'oro, Vincenzo D'Alessandro, ancora una volta, dà dimostrazione di saperci fare con le redini lunghe. Bene bene Max Rood che arriva molto sostenuto, ma ormai non c'era più tempo, non c'era più tempo, poiché Lennox aveva preso già la meglio. Osiride fa quel che può, si scatena, Ciccarelli è bravo, ma sarà più bravo sul miglio. Linea alla regia.